Luca Tabiani, oggi la tua Lavagnese è riuscita a rimontare un risultato che all'inizio non era favorevole. Sì, abbiamo preso gol subito dopo 5 minuti su un rimpallo e siamo stati molto bravi a recuperarla e a mantenere equilibrio anche da sotto con i risultati. Abbiamo avuto tantissime occasioni da gol, sono due partite, no, un po' di partite che costruiamo tanto e questo è un buon segno. Forse se trovavamo il pareggio prima, magari potevamo anche provare a ribaltarla, però anche dopo l'1-1 abbiamo cercato di spingere. Io sono molto soddisfatto di come è andata la partita, di come hanno giocato i ragazzi e di come l'hanno interpretato. Tu Lavagnese fai più punti fuori casa che in casa, l'abbiamo detto anche la settimana scorsa, però. Sì, vabbè, in casa ora, ieri abbiamo beccato Casale in Veruno-Sestri, che abbiamo fatto 5 punti, abbiamo perso la Sanremese, che ci può anche stare, e Lecco, che abbiamo fatto un punto. Diciamo che in casa abbiamo avuto partite un po' più complicate, anche se rispetto alla partita con l'Inveruno, dove abbiamo faticato perché l'Inveruno ci ha messo in difficoltà, perché secondo me è una buona squadra, oggi avremmo forse meritato qualcosina in più, ma l'importante è come la squadra dimostra di avere un'identità per arrivare a lungo termine nel campionato e fare i punti che ci servono. Savona, Sanremese, Lecco, chi vincerà il Penso che sarà una bella lotta, tutte e tre, penso che loro tre faranno un campionato a parte. Penso che Lecco ha qualcosina in più, ma penso che saranno le tre squadre che fino alla fine daranno battaglia.